Francesco Coco, classe 1977, ex calciatore, ha vissuto una lunga storia d'amore con la showgirl Manuela Arcuri e successivamente è stato legato sentimentalmente, secondo i ben informati, a Francesca Lodo. Nel 2006, in qualità di vittima, è finito al centro della cronaca a causa delle indagini sui ricatti fotografici, la famigerata Valleptopoli. Successivamente ha partecipato alla quinta edizione del reality show di Rai 2 L'Isola dei Famosi che, come saprete, da quest'anno andrà in onda sulla rete ammiraglia del Biscione e non più sulla TV di Stato. Nel frattempo Coco ha deciso di rilasciare un'interessante intervista al settimanale Diva e Donna al quale ha raccontato soprattutto alcuni aspetti inediti della sua vita privata. Oggi ha 37 anni, ha detto addio al calcio, è un imprenditore nel campo della ristorazione e vive a Dubai. Il suo più grande amore resta la sua famiglia d'origine. L'unica cosa a cui mi posso aggrappare nei momenti difficili è mia madre Giovanna. Le sono grato per l'educazione che mi ha dato. Ha cresciuto me e mia sorella Monica con tanti sacrifici. Mi ha dato tutto per inseguire i miei sogni. Francesco Coco vorrebbe sposarsi e avere tanti figli. La sua ultima storia d'amore è stata quella con Elodie, una ballerina e modella francese. Alla lunga, però, sono uscite fuori le differenze culturali. Non si è quagliato. C'entra sempre mia madre. Il mio guaio è avere avuto un modello familiare troppo alto. Non è giusto, forse, farsi condizionare dal modello familiare che ti è cresciuto. Ma è così, non posso farci niente, a quello aspiro. Poi è arrivata la dichiarazione che non farà certamente piacere all'Arcuri. Elodie è l'unica donna importante della mia vita. Ho amato veramente solo lei. Non esclude un ritorno di fiamma con la modella dal momento che lascia sempre le porte aperte. Discorso che, invece, non vale per la bella Arcuri. No, solo per Elodie. Avendo provato il caviale, non puoi tornare indietro. Poi ha annunciato che la sua aspirazione resta quella di avere tanti figli e di sposarsi, ma ancora non ha trovato la donna giusta. Infine, incalzato sulla pena inflitta a Fabrizio Corona, ha dichiarato: provo dispiacere, lo conosco da anni. È catanese come me. Tante cose se le poteva evitare, ma gli hanno dato una pena esagerata, troppo grande per quello che ha fatto. Chi se ne frega.